Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, video velocissimo sui libri che ho letto a gennaio, velocissimo non solo perché GTV ci concede solo 10 minuti, ma perché sto registrando questo video di giovedì sera, c'è il Festival di Sanremo, lo sto registrando fra uno spezzone e un altro, quindi devo fare presto. Vi racconto brevemente cosa ho letto a gennaio. Molto soddisfatta delle letture di gennaio, sia per la quantità, perché nonostante tutto sono riuscita a leggere un bel po', sia per la qualità, perché tutti quanti, uno forse un po' meno, ma tutti mi sono piaciuti abbastanza. Andiamo da Istruzioni per diventare fascisti di Michela Murgia, che mi è piaciuto in maniera super spropositata, ad altri che adesso vi dirò. Avevo iniziato questo libro a dicembre, l'ho completato a gennaio, i primi di gennaio, libro che mi è piaciuto tantissimo, come vi ho detto, ve l'ho citato 6.000 volte in 6.000 frangenti diversi. Ho scritto il post sul blog, se andate su www.amarantinmes.it lo trovate. Ho fatto già anche il video su IGTV, per cui sia su IGTV che su YouTube trovate il video dedicato a questo libro in cui vi parlo solo di lui e vi dico quanto mi è piaciuto e perché, e soprattutto perché non penso che sia una buffonata quella che ha fatto Michela Murgia, anzi, fossimo tutti buffoni come lei. Abbiamo ben altri buffoni, ragazzi, di cui occuparci, ma andiamo avanti. Avevo iniziato il 2018 con una lettura di John Steinbeck. Allora fu L'inverno del nostro scontento, quest'anno ho voluto che fosse Uomini e topi. È stata una scelta molto buona, non mi viene un aggettivo più forbito. Ottima scelta, Elena, brava così. Una lettura molto molto bella. Oggi io registro di giovedì. Voi vedete questo video domani, venerdì. Oggi è andato online sul blog il post in cui vi parlo di Uomini e topi. Quindi, se vi interessa, andate sempre sul blog, sempre lo stesso. Andate lì, vi leggete il post. Fra qualche settimana verrà fuori anche un video. Il libro è molto bello. Lo stile di Steinbeck è inconfondibile. Questo realismo che però cela dei significati, dei simbolismi altri. Una storia molto dolorosa, che parla, se vogliamo, del caso, ossia del fatto che uomini e topi possono fare tutti i piani che vogliono, ma se il caso ci mette lo zampino, probabilmente questi piani andranno a farsi benedire. Eh sì, buon Steinbeck, quanto sei saggio. Andiamo poi alla letturona del mese. Se un po' mi seguite, sapete quanto pianto su questo libro, Naufraghi senza volto di Cristina Cattaneo. È il resoconto, il diario, non so come chiamarlo, il reportage di una antropologa forense che si occupa di identificare cadaveri. In generale, da qualche anno si occupa di identificare i cadaveri dei morti in mare, dei migranti che tentano di arrivare in questa cazzo di terra, ma muoiono in mare e noi ce ne sbattiamo altamente le palle, ragazzi. Sì, siamo proprio noi. Noi col nostro voto, quelli che abbiamo votato, stanno facendo morire delle persone, quindi è un po' anche colpa nostra. Sentiamoci un po' delle merde. Questo libro è bellissimo, secondo me lo dovrebbero leggere tutti, pure i cani, pure i gatti, pure le pareti delle case lo dovrebbero leggere, perché ci fa toccare con mano il fatto che quelle persone, che stanno lì nei barconi, che noi vediamo in televisione, al telegiornale, contro le quali a volte a volte qualcuno, non sicuramente le persone normali, però la maggior parte degli italiani che normali non sono, si accaniscono, sono persone con una storia dietro, che hanno vissuto, che hanno viaggiato, che hanno festeggiato compleanni, che hanno fatto sesso, che hanno avuto figli, che si sono sposati, che hanno pianto, che hanno avuto l'influenza nella loro vita, che hanno avuto il morbillo, che hanno avuto vite, come tutti noi, sono andati a scuola, hanno vestiti negli armadi, avevano una casa con dei letti dentro, avevano una madre, un padre. Però evidentemente la loro vita non andava bene così come erano, hanno deciso di spostarsi, spostandosi sono morti. Questa cosa io ne ho scritto sul blog, trovate il post su questo libro. Vi dico che la sento molto vicina perché io sono una migrante economica molto privilegiata perché non ho dovuto vivere assolutamente nulla di tutto quello che vive questa gente, non ho vissuto nessun trauma, per questo ringrazio se c'è qualche entità superiore che veglia su di me, la ringrazio di cuore, però io ho preso questa scelta, siccome lì dove vivevo non andava bene, non avrei mai trovato lavoro, avrei trovato un lavoro che non mi piaceva e che non volevo fare, ho deciso di spostarmi. Secondo alcune persone questa cosa è sbagliata, magari non lo dicono di me che sono italiana, però lo spostamento è lo stesso tipo di spostamento, è lo stesso tipo di bisogno che si
che si cerca di soddisfare, però se loro muoiono in mare va bene, forse anch'io se fossi morta nel tragitto Palermo-Milano a qualcuno sarebbe andato bene anche così. Vabbè, vabbè. Andiamo avanti. Altra lettura molto molto interessante del mese è La rivoluzione forse domani di Rosa Mangini. Questo libro ve l'ho già raccontato, ha una storia molto particolare perché è un ritrovato. In una bancarella dell'usato c'era questa cartelletta di pelle. E veniva venduta la cartelletta di pelle. Adesso non so chi esattamente, se l'editore o qualcuno vicino all'editore compra questa cartelletta di pelle per la cartelletta di pelle, dopodiché la apre e al suo interno ci sono dei fogli. Questi fogli sono dei compiti di ragazzi corretti e siglati R. Mangini. Insieme a questi compiti corretti ci sono anche un romanzo che però è parzialmente compromesso e un racconto. Il racconto viene pubblicato ed è La rivoluzione forse domani, ambientato nell'Italia fascista, parla di un gruppo di ragazzi e della loro piccola resistenza. È una resistenza che quasi non è politica, è più una resistenza umana, una resistenza del buon senso, chiamiamola così. Però è molto molto bello e soprattutto è bello perché è quasi contemporaneo. Credo che sia questo libro sia del 41, quindi è proprio, come dire, prende, coglie direttamente i sentimenti di quell'epoca. Molto bello, molto consigliato. Infine, un libro che è poraccio, cioè questo libro l'ho preso, l'ho posato 6.000 volte, avevo iniziato a leggerlo tipo a novembre, dicembre, non mi ricordo. Si tratta di Marguerite di Sandra Petrignani ed è una sorta di biografia romanzata di Marguerite Duras. Avevo iniziato a leggerlo adesso, prima delle letture di Natale, poi l'avevo interrotto appunto perché avevo iniziato le letture di Natale. Poi ho continuato a leggerlo, poi adesso l'avevo interrotto perché stavo studiando per gli esami, adesso l'ho ripreso. Sono arrivata qui, quindi più o meno è quasi finito. C'è la nostra solita moschina, perché quando mi metto qua arriva la moschina. È quasi finito, questo è l'unico gni. Non mi piace moltissimo il taglio che viene dato al racconto della vita di Marguerite Duras, però quando poi lo finirò ne parleremo bene. 7 minuti e 20, ragazzi, sono stata bravissima, ritorno. A Sanremo no, c'è ancora lo sketch. Ci vediamo alla prossima. Fatemi sapere se vi piacciono questi libri, se ne avete letto qualcuno, se vorreste leggerne qualcuno, ditemi qualsiasi cosa. Ci vediamo alla prossima.